L'ultima cena, Tableau Vivant, è un'iniziativa che vogliamo offrire alla città di Roma, ai fedeli, ma anche ai non credenti in occasione della solennità del Corpus Domini. È il giorno in cui noi contempliamo Gesù che ci lascia il suo corpo e il suo sangue nel pane e il vino che noi veneriamo ogni domenica e ogni giorno anche nell'Eucaristia. Allora abbiamo pensato di fare questo dono a fine pandemia, se possiamo dire così, come segno anche di rinascita e di speranza. Vogliamo proprio che sia l'arte a sanare quelle ferite e a lenire, no? Le ferite che in qualche modo rimangono come conseguenza della pandemia. Come è nata l'idea di questo cortometraggio? Questo è solo l'inizio di. È una parte del film che sarà molto più lungo. Ed è stata un'ispirazione a tutto il film. Quindi ha detto perché fare solamente un dipinto per poter poi descrivere tutto il film? Portiamo il tableau in vita e quindi ha scelto degli attori per fare questo. Ha cercato quello che di meglio poteva essere sul mercato e quindi un grande cinematografo, un set designer e anche una grande costumista. E quindi ha messo tutto insieme e ha creato le basi per avere quest'opera e il film che poi avverrà nel tempo. Ci racconta insomma qual è stata la reazione dei tre premi Oscar che partecipano a questa installazione? Allora, hanno contribuito ovviamente dando la loro esperienza, la loro competenza, ma soprattutto credendo nel progetto, perché quest'opera nasce grazie a un produttore che ha voluto realizzarla senza finalità commerciali. Quest'opera viene offerta gratuitamente e entrerà in un circuito gratuito, quindi non è a fine di lucro, proprio perché è il messaggio artistico e culturale che quindi gli artisti, i maestri hanno sposato e hanno voluto contribuire, quindi anche tutte le maestranze, gli attori che hanno lavorato gratuitamente, proprio perché hanno creduto nel messaggio di condivisione che l'Ultima Cena rappresenta. Mi sembrava molto interessante anche perché io ho sempre molto amato Leonardo, tanto è vero che ho fatto una mostra enorme alla Venaria a Torino, per cui insomma voglio dire Leonardo è per me è sempre è stato Leonardo. E allora quando ci hanno proposto appunto di ricostruire e rifare questa l'ultima cena, mi è sembrato molto importante. Non mi era mai capitato di riprodurre un quadro così famoso e appunto un'opera di Leonardo così che tutto il mondo conosce e di renderla viva, cioè di ricrearla dal punto di vista scenografico e quindi anche di arredamento, eccetera. Quindi è stata una bellissima, bellissima sfida, come ho detto. Dopodiché sono partita per il Belgio dove si svolgeva questo lavoro e devo dire che mi ha molto colpito l'atmosfera spirituale che c'era in questa realtà e quindi ho lavorato, mi ha aiutato l'atmosfera perché si trattava di cogliere un po' l'atmosfera di Leonardo, oltre che riprodurre in una maniera molto precisa quello che potevano essere quasi maniacale, la tovaglia, gli stampi sulla tovaglia, tutta l'apparecchiatura e i quattro arazzi verdi, eccetera, che erano lì nella pittura e doverli rifare. Però voglio dire, siamo stati una buona equipe di lavoro. E poi per me l'ultima scena ha un grande significato. Io sono cattolica e per me l'ultima scena è Gesù che si commiata dagli apostoli e crea l'Eucaristia. Quindi c'era Leonardo e Gesù. Si immagini che sfida! Bene, adesso bisogna farla tridimensionalmente, però bisogna credere che è quello lì, rifarlo uguale, però allo stesso tempo con gli apostoli che si muovevano, cioè perlomeno facevano dei piccoli gesti perché stavano inseriti già nei costumi che erano stati fatti prima, dove avevano
ho fatto i corpi di gesso e poi vestiti in modo che arrivassero solamente quelli che facevano gli attori, le comparse, insomma così, si infilavano dentro e si vedevano solamente la testa, e la testa, le mani, così. Poi è arrivato Gesù Cristo e così è cominciato il tutto, e mi pare che siamo riusciti a ricreare qualche cosa, e anche perché è stato reinventato tutta la parte, perché la prospettiva era diversa, per dare proprio la stessa sensazione, come vedendo quello che è stato fatto, uno doveva credere che stava all'interno del quadro di Leonardo. Qual è la particolarità tecnica di questa iniziativa? Allora, sicuramente proiettare un'opera, quindi un cortometraggio di un classico del Rinascimento, quindi come L'ultima cena, su una parete di un tempio barocco. Quindi facciamo dialogare idealmente, quindi Leonardo da Vinci con il Bernini che ha realizzato questa cupola. E fra questi due grandi è bello vedere proprio, no, questa commistione, quasi questo dialogo. E poi è straordinario vedere come questa pittura muraria che possiamo contemplare a Milano nel Cenacolo in qualche modo oggi arriva qui e prende vita, perché vedremo in movimento, vedremo come gli 11 discepoli e Gesù, il 12° Giuda purtroppo non è rappresentato, e sappiamo che sarà proprio lui, no, che tradirà il maestro. Quindi fra le 12 reazioni dinanzi all'espressione di Gesù, uno di voi mi tradirà. Perché ha scelto di girare questo film in slow motion? Questo è un dono che ho dalla nascita, di vedere le cose in slow motion. E quindi ha ben pensato, dice, perché far vedere ad esempio quando Cristo innalza l'Eucaristia in un solo movimento, quando invece si può apprezzare molto di più nel leggero movimento verso l'alto. E quindi ha pensato di farlo in slow motion. Ci spiega perché la scelta di questa basilica? Allora, perché la Chiesa degli Artisti. Allora mi è arrivata la proposta dal regista, dal maestro Armando Linus Acosta, che aveva già preparato quest'opera. Avremmo voluto farne un'installazione artistica già nella Pasqua del 2020, ma per ovvie ragioni non è stato possibile. Allora abbiamo scelto questa data. Perché? Perché la Chiesa degli Artisti è anche uno spazio dove si dialoga tra arte e fede, dove l'arte provoca anche la fede, e c'è questo camminare insieme sulla via della bellezza. Quindi un dialogo anche tra artisti credenti e non credenti può avere luogo qui sulla via della bellezza.